Prima di vendere sappiamo comprendere e valorizzare. Solo così puoi far emergere tutto il potenziale della tua casa. Siamo arrivati al capitolo 3 del nostro percorso di consapevolezza immobiliare e oggi voglio parlare di un nuovo approccio alla vendita di un immobile. Un approccio che si sposa perfettamente con le tipologie di case da ristrutturare o comunque le case che hanno bisogno di un restyling. È un approccio che comunque può funzionare anche sulle case in ordine e sulle case in ottimo stato, ma vedremo al massimo del suo valore aggiunto appunto su questa tipologia di case. Cosa significa valorizzare? Valorizzare vuol dire partire da un'analisi del potenziale della dimora, svilupparlo e prefigurarlo per poi poterlo comunicare e vendere all'utente finale. Di cosa sto parlando? Ad esempio, di una diversa distribuzione più funzionale e più in linea con le aspettative del mercato di un appartamento. Mi capita spesso di lavorare su case d'epoca o su case, diciamo, degli anni 50-60, di stabili signorili, dove il layout non rispecchia più le esigenze della famiglia moderna. Per questo motivo, ci troviamo a ridisegnare lo spazio dopo aver studiato e analizzato le potenzialità tecniche e la fattibilità tecnica e andiamo quindi a prefigurare uno dei possibili sviluppi futuri di questa dimora. Quale? Perché ce ne sono sempre diversi. Andiamo a prefigurare quello più in linea con le aspettative di quel mercato specifico. Quindi un requisito fondamentale per poter attuare la valorizzazione immobiliare in modo proficuo è quello di conoscere esattamente il mercato al quale ci si rivolgerà al termine dell'operazione. Conoscerlo è fondamentale proprio perché ci dà la possibilità di intervenire in maniera specifica e mirata. Sintetizzando, la valorizzazione è diversa dalla tradizionale vendita immobiliare perché non prende un immobile e lo commercializza nello stato di fatto in cui si trova, ma lo studia, lo analizza criticamente con la prospettiva del mercato finale, ne studia le potenzialità, le fa emergere, prefigura lo scenario finale e mette in vendita quello che sarà l'effetto finale, quello che sarà un possibile effetto finale, perché il bello di questo approccio è che il cliente finale ha comunque voce in capitolo sulle personalizzazioni, perché non andiamo a vendere un immobile sul quale abbiamo fatto un lavoro di ristrutturazione. Ma andiamo a vendere un immobile sul quale abbiamo fatto un lavoro di prefigurazione che permetterà poi all'utente finale di fare tutte le possibili personalizzazioni. Per le tipologie di immobili da ristrutturare, questo è un approccio rivoluzionario perché sono quegli immobili sul quale si fa più fatica a trasmettere emozione, no? A far innamorare una famiglia di una casa che si presenta in uno stato completamente da ristrutturare. È molto difficile, anche se si fanno dei contenuti molto belli e molto accattivanti. L'emozione difficilmente scatta. Andare a disegnare su questi spazi ambienti invece emozionalmente coinvolgenti è determinante per poter valorizzare la dimora. Questo ci permette poi di fare una vendita emozionale, quindi una vendita esattamente come quella della casa in perfetto stato, e quindi di andare a valorizzare anche e difendere in maniera più importante il valore, dell'appartamento, il valore dell'immobile in oggetto. Quindi la valorizzazione si rivolge principalmente agli immobili da ristrutturare o agli immobili da personalizzare. È necessaria una conoscenza, una competenza specifica in interior, in architettura per poter prefigurare gli scenari futuri ed è molto importante per poter massimizzare il valore di un appartamento in vendita. Se hai quindi una dimora di questa tipologia e stai pensando di venderla, non limitarti a venderla con il modello standard, ma valuta se un approccio come quello di cui ti ho parlato può essere la soluzione giusta. Ti ringrazio per aver seguito anche questo contenuto. Non perdere il prossimo appuntamento dove parleremo di un altro argomento legato a questo percorso di consapevolezza immobiliare. Io sono Roberto Cannone di Lizza Goren Partner e ti auguro una buona giornata.